Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: guardatevi dagli uomini, perché vi consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe, e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Il fratello farà morire il fratello, e il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Parola del Signore. Le parole del Vangelo di questa giornata non sembrano conciliarsi con il sonno digestivo causato dall'assunzione di troppi panettoni della festa appena trascorsa, di cui quest'anno forse abbiamo particolarmente abusato per compensare il tono sottomesso con cui l'abbiamo vissuta. Ma è un correttivo necessario per evitare di adagiarsi su alcuni aspetti del periodo natalizio, che sono in realtà secondari. Cominciando dal dobbiamo tutti essere più buoni, per arrivare a concepire il Natale come il compleanno di qualcuno a cui vogliamo bene. Non che sia sbagliato tutto ciò, ma semplicemente non è il nocciolo della celebrazione cristiana del Natale. Tornando alle origini della festa, non è stata scelta dalla Chiesa primitiva perché cade nel giorno in cui Gesù è nato, data che in realtà ci è sconosciuta, ma perché la gente era abituata a festeggiare in quel giorno la festa del Deus Solo Invictus, il Dio Sole che non può essere sconfitto, e voleva sovrapporre a questo concetto la nascita del Salvatore, o meglio, l'arrivo di una nuova era, quella caratterizzata dal regno di Dio che Gesù è venuto ad annunciare fin dalle prime battute, come realtà già presente nella storia. Il calendario gregoriano, che pone l'anno zero proprio alla nascita di Gesù, veicola questo stesso messaggio teologico. Con Gesù inizia una nuova era, al punto di dover distinguere un prima e un dopo. Ecco che allora si capiscono sia le deduzioni, più che profezie, che Gesù fa nel Vangelo, sia il martirio di Stefano e di quello delle persone che seguiranno. Una vera novità non è compatibile con lo stato che incontra e necessariamente si genera un conflitto, una reazione per far rientrare questa novità nella condizione che fino ad ora si è vissuto. Quello che accade nella storia di Stefano, cioè la reazione delle difese immunitarie dello stato ebraico per cancellare la novità portata da Gesù, accade dentro di noi continuamente. Quante possibilità, cambiamenti, novità tendiamo a stroncare sul nascere per paura di cambiare, per paura di avventurarci verso qualcosa di nuovo. Ci piacciono tanto figure come Alice nel Paese delle Meraviglie e come Neo di Matrix perché hanno fatto quella scelta che non facciamo quasi mai. Non andiamo mai a vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio e preferiamo prendere la pillola blu e continuare con la vita di sempre. Ma Gesù ci annuncia qualcosa di più. Come Stefano non era da solo a vivere la battaglia per annunciare e attuare questa novità, così anche noi non siamo soli nella nostra piccola guerra contro le nostre pantofole. Lo Spirito Santo continuerà non solo a suggerirci nuove strade, ma anche a far nascere in noi germogli di cambiamento. A noi spetterà la fatica di coltivarli, ed è qui che sta la sofferenza, per farli crescere in modo tale che possano dare a tempo opportuno frutti che non solo saremo noi a goderne, ma lo sarà il mondo intero.